Siamo qui in provincia di Lecce, abbiamo tenuto a battesimo il rustico dolce. Il rustico della tradizione salentina diventa dolce grazie alla masseria ficazzana di Susanna Pepe e tutti i suoi collaboratori. Restate con noi per capire come è fatto. Il rustico dolce ha avuto veramente un battesimo di fuoco stamattina qui in provincia di Lecce. Come nasce l'idea e quali sono le sue bontà? L'idea del rustico dolce nasce perché volevamo creare un gemello del rustico salato, che, come abbiamo detto tante volte, è uno dei cardini della cultura gastronomica salentina. Per cui noi, senza assolutamente voler andare a stravolgere o sostituire quella che è la tradizione, anzi, perché noi partiamo sempre da lì, per noi la tradizione è un punto fondamentale che nella nostra azienda valorizziamo sempre da quando l'azienda è nata. Quindi noi partiamo dalla tradizione e con un pizzico di passione per l'innovazione diamo un tocco un po' diverso, per cui questo gemello nato, il rustico dolce, è proprio uno scrigno di rispetto per la tradizione e di passione per l'innovazione. Quindi noi abbiamo voluto caratterizzare la pasta sfoglia con una nota di vino negroamaro e impreziosire la beciamella rendendola dolce con un tocco di miele di agricoltura di macchia mediterranea. Abbiamo inserito dentro la frutta di nostra produzione, le confetture che noi produciamo, ed ecco così che è nato il nostro rustico dolce, che io sono fiera di averlo dolce, come diceva Carmen, la linea del rustico chiaramente. Benissimo, questo prodotto può essere anche esportato. E dove arriva? Il prodotto arriva in Svizzera, arriva in Australia, arriverà anche credo in America, perché anche già in questi giorni abbiamo ricevuto tanti contatti e ringraziamo tutti perché abbiamo avuto grande interesse, grande vicinanza, grande sostegno da parte di non soltanto dell'Italia ma anche da Lyon, da tanti paesi. Presidente, perché la provincia ha voluto sostenere sia pure moralmente questa azienda? L'ha voluta sostenere innanzitutto perché è un'azienda salentina al femminile, e questo ci fa ancora più piacere perché utilizza l'innovazione sui nostri prodotti tipici. Il Salento è conosciuto anche per il suo rustico, che è un prodotto nostro straordinario. Il rustico dolce è un'idea eccezionale che sembra semplice, ma che arriva su un panorama, diciamo, in un momento in cui il Salento esplode da un punto di vista turistico, in cui può essere motivo di attrazione per i palati dei nostri turisti. Lo abbiamo assaggiato, è buonissimo, e quindi un in bocca al lupo a questa azienda, un in bocca al lupo a chi ha avuto l'idea. Mangeremo a colazione insieme al pasticciotto il rustico dolce. Siamo qui con l'assessore al turismo del comune di Salve, che ha voluto fortemente appoggiare questa azienda che innova. Che cosa vi ha colpito di più di questo prodotto, di questa storia? Allora, come dicevo prima, intanto buongiorno a tutti. Quando si tratta di prodotti tipici, in generale, noi sappiamo che sono il biglietto da visita per un territorio. Il rustico è il biglietto da visita per la provincia di Lecce in generale. Il rustico leccese diventerà il biglietto da visita probabilmente, anzi sicuramente, viste le qualità, per il territorio di Salve. Siamo sicuri che avrà un grande successo. Noi siamo vicini alle aziende giovani, alle aziende al femminile, perché siamo convinti che il settore turistico e il settore agroalimentare possano veramente diventare trainanti per l'economia, non solo di Salve, ma in generale di tutta la provincia di Lecce. Questo è un prodotto nuovo, innovativo, che però ha le radici fortemente, diciamo, vincolate sul territorio. E questo forse è la sua forza, oltre che l'innovazione.